Allora, partiamo dalle 6 di questa sera fino a domani a mezzanotte. E lo scopo principale è raccogliere del materiale per la ONUS Music for Peace di Genova, che raccoglie preferibilmente materiale. Abbiamo tanti musicisti che a titolo gratuito si sono prestati a questa manifestazione, si alterneranno sul palco e molto semplicemente quello, cercheremo di andare avanti per 30 ore consecutive. Ovviamente dopo una certa ora cercheremo chiaramente di mantenere i volumi bassi e di fare una bella festa in amicizia e un momento importante da questo punto di vista per entrare in onda. Si chiama festa dell'onda. L'onda è un modo di attraverso il quale noi comunichiamo in qualche maniera, attraverso le onde, quindi una buona onda è quello che ci auguriamo. Per questo dobbiamo dire un grosso grazie a Remy Bonifaz, a cui abbiamo lasciato tutta la parte organizzativa dal punto di vista musicale, ha contattato tutti gli artisti, ha organizzato tutto, ha fatto un grandissimo lavoro. Noi ci siamo occupati di tutto il resto, che vuol dire appunto la gestione del bar, dell'accoglienza, ecco, così, sia degli artisti che del pubblico. Allora, la prima esperienza non era proprio una 30 ore, la festa dell'Onda e Daimaville al laghetto è stata una serata di festa dal pomeriggio fino a tarda notte. Questa della 30 ore è stata un'idea che abbiamo avuto qua insieme ai ragazzi della Maison Publique della Servoise. In una sera di festa abbiamo detto: ma perché non fare anche noi un piccolo trail musicale? E quindi abbiamo detto: quanto possiamo fare? Ma 30 ore. E da lì è rimasta e da lì l'abbiamo organizzata. Diciamo che io sarò un po' l'organizzatore, non suonerò proprio tutte le 30 ore, ma cercherò di inserirmi un pochino in tutti i vari gruppi per fare un po' di jam session, insomma, vedremo di farci. Per questa prima edizione mi sono basato più che altro sulle forze amiche, quindi grosse difficoltà non ci sono state perché sono tutti musicisti con i quali collaboro normalmente, e più altri che si sono offerti, volontari che mi hanno chiamato, ci piacerebbe partecipare a questa manifestazione che, ricordo, ha come obiettivo quello di raccogliere dei generi di prima necessità, in particolare medicinali, e viveri a lunga conservazione e materiale scolastico che noi porteremo a Music for Peace, che è un'associazione di Genova che si occupa di distribuire tutto ciò non solo in Italia ma anche in zone tipo Striscia di Gaza, Sudan, zone in cui insomma ce n'è veramente bisogno.